Ciao a tutti, oggi facciamo insieme questo piccolo centrino che può essere anche fatto di più centrini e fare un bel centro, tavola, una maglia, un sacchettino per i confetti, quello che volete. Intanto cerchiamo di farla insieme. Andiamo subito a vedere l'occorrente. Un cotone numero 8, uncinetto 1,10 e forbici. Allora, alla fine, come al solito, vi faccio vedere anche come attaccarla insieme alle altre che andremo a fare. Prima che mi dimentico, ricordatevi di lasciarvi un like, iscrivervi al mio canale se non l'avete fatto. E cliccare sulla campanellina se volete vedere tutte le mie novità. E adesso andiamo ad iniziare. Iniziamo facendo 8 catenelle. Prendete sulla seconda catenella perché io la prima non la prendo quasi mai, e fate, chiudete con una maglia bassissima. Ora facciamo 3 catenelle e dentro al cerchietto delle catenelle dobbiamo fare altre 23 maglie alte, totale 24 in tutto, perché le 3 catenelle fa una maglia alta. E l'ultima 24. Prendete sulla terza catenella e facciamo una maglia bassissima. Tanto ho fermato anche il filo. Allora, ora facciamo 7 catenelle. Lasciate 2 punti di base, 1, 2, prendete sul terzo e fate una maglia bassa. Rifacciamo 7 catenelle. Lasciate 2 punti di base e fate una maglia bassa. Praticamente lo fate per tutto il giro e ci troviamo da questa parte, sono 8 archetti. Ultime 7 catenelle. Vi fermate sulla prima catenella con una maglia bassissima del giro dell'inizio praticamente. E andiamo direttamente dentro al primo archetto e facciamo 4 maglie basse. 3 e 4. 2 catenelle e altre 4 maglie basse. Passate direttamente al prossimo archetto e ripetiamo sempre 4 maglie basse, 2 catenelle e altre 4 maglie basse. E passate su quell'altro. Praticamente facciamo questo per tutto il giro. Ci ritroviamo quando siamo arrivati da questa parte. Facciamo l'ultimo archetto. Due catenelle e 4 maglie. Ci fermiamo sotto, dentro la prima maglia bassa con una maglia bassissima.
Ora facciamo delle maglie bassissime per arrivare alle 2 catenelle centrali. Perciò facciamo in questa maniera. Eccoci qua, arrivati al centro. Ora facciamo 9 catenelle. 5, 8 e 9. E prendete direttamente dentro le 2 catenelle dell'altro lato e fate una maglia bassa. 9 catenelle. Riprendete sempre tra le 2 catenelle e lo facciamo per tutto il giro e ci ritroviamo da questa parte. Ultime 9 catenelle. E prendete sulla prima catenella abbiamo fatto del giro e fate una maglia bassissima. Ora andiamo dentro il primo ciclo di 9 catenelle e facciamo 5 maglie basse. 2, 3, 4 e 5. Adesso facciamo 16 catenelle. 12, 13, 14, 15 e 16. A questo punto contate 5 catenelle anche la prima. Prendete il filo sull'uncinetto e contiamo 5 catenelle dalla prima. 1, 2, 3, 4 e 5. Sulla quinta fate una maglia alta. Due catenelle, contate 2 catenelle di base e sulla terza rifate un'altra maglia alta. Ancora 2 catenelle, ancora lasciate 2 punti di base, 2 catenelle di base, 1, 2, prendete sulla terza. Ripetiamo ancora una volta, 2 catenelle e un'altra maglia alta. Lasciate sempre 2 catenelle di base e prendete sulla terza. Vedete che qui ci sono rimaste 2 catenelle, perciò facciamo 2 catenelle e facciamo la maglia bassa sempre dentro questo archetto. Praticamente una maglia, cioè la maglia bassa subito appena entriamo, e praticamente ne dobbiamo fare 5 come abbiamo fatto all'inizio. 1, 2, 3, 4 e 5. Ne rifacciamo un altro insieme, passate direttamente sul prossimo archetto e fate 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Rifacciamo le prime 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Prendete il filo sull'uncinetto e contate 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, sulla quinta praticamente.
sulla quinta fate una maglia alta, due catenelle. Facciamo una maglia alta lasciando 2 catenelle, 1, 2, prendete sulla terza. Due catenelle, lasciate sempre 2 catenelle di base, 1, 2, prendete sulla terza. Ancora. 2 catenelle, 1, 2 e prendete sulla terza e fate la maglia alta. Ora per fare riparo ne facciamo 2 catenelle e le solite 5 maglie basse. Questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Ci ritroviamo quando siamo arrivati da questa parte. Allora, prima di andare di chiudere, vi faccio vi spiego quello che dovete fare. Allora, 5 maglie basse, 16 catenelle, sulla quinta fate una maglia alta, 2 catenelle, lasciate 2 punti delle 16 catenelle, fate una maglia alta. 2 catenelle, altra maglia alta lasciando sempre 2 punti, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle e le 5 maglie basse. E passate direttamente sullo spazio che viene dopo. E facciamo questo per tutto il giro. Allora, ho fatto le 16 catenelle, facciamo l'ultimo pezzo insieme. Per chi non avesse capito. Prendo il filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4 e 5. Sulla quinta faccio una maglia alta, 2 catenelle, lascio 2 punti di base, 1, 2, prendo sul terzo e faccio un'altra maglia alta, 2 catenelle. Riconto 1, 2, prendo sulla terza, altra maglia alta, 2 catenelle e altra maglia alta, contando sempre 1, 2 e sulla terza. Due catenelle e 5 maglie basse come l'inizio. 1, 2, 4 e 5. Chiudete sotto la prima maglia bassa che abbiamo fatto con una maglia bassissima e ora facciamo delle maglie bassissime per arrivare al primo spazio della colonna che abbiamo fatto. Perciò andiamo, facciamo 1, 2, 3, 4. Fatta la quarta maglia bassissima, andiamo direttamente con una maglia alta dentro la prima casellina e facciamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Passiamo sul secondo archetto e rifacciamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Ancora 3 e 3. Praticamente ne dobbiamo fare 12. 3 su ogni quadratino. 1, 2 e 3. Uno, due e tre.
Allora, adesso andiamo direttamente dentro, vedete, l'ultimo quadratino che abbiamo fatto e dobbiamo fare 14 maglie alte, tutte dentro l'ultimo quadratino. Undici, dodici, tredici e quattordici. Vedete? Sembra che non ci vada, invece alla fine viene perfetto. Passate direttamente sul prossimo archetto e rifacciamo sempre le 3 maglie alte, 12 praticamente fino ad arrivare da piedi perché è 3 ogni quadratino. Ultime 3. Guardate, ora faccio, guardate, allora la prima maglia bassa no, la seconda nemmeno, dobbiamo fare 7 maglie, prendete sulla terza e facciamo 7 maglie bassissime per passare dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5. 6 e una 7. E adesso andiamo direttamente sulla prossima colonna e ripetiamo tutto quello che abbiamo fatto. Praticamente 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Passate sul prossimo quadratino e rifate 3 maglie alte. E 3. Ancora 3 maglie alte. 3. Passate ancora sul prossimo, ancora 3 maglie alte. Per un totale di 12 laterali, sia sulla destra che sulla sinistra. E ne abbiamo fatte 3. E dentro la punta da capo, dobbiamo fare 14 maglie alte. Sembra che non ci vada, invece alla fine, piano piano, le vanno tutte. 2, 3, 6.12 13 e 14. Rifate le 3 maglie alte, 3, 6, 9 e 12. Lasciate 2 maglie basse e
e fate 7 maglie bassissime e riprendete dentro la prossima colonnina. Ci troviamo quando siamo arrivati da questa parte. Arrivati a questo lungo giro, facciamo sempre le maglie bassissime. Solo che qui dobbiamo continuare, invece di fermarci a questo punto, continuate a fare delle maglie bassissime sopra le altre. Arriviamo qui iniziano e ho fatto tutte maglie bassissime fino ad arrivare alla prima maglia alta da questa parte. Allora, sopra le maglie alte, praticamente sopra le prime 6, dobbiamo fare ancora delle maglie bassissime. Due, tre, quattro, cinque e sei. Andiamo sulla settima, praticamente diritto alla seconda maglia alta che sta in orizzontale, fate altra maglia bassissima e facciamo 3 catenelle, 2 e 3. E 6 maglie alte, perciò totali sono 7. Una sono le 3 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora iniziamo a fare una catenella e una maglia alta sopra la maglia alta sottostante. E ne dobbiamo fare 14 al solito, solo che le 14 maglie alte sono divise da una catenella. Perciò ne abbiamo fatta una, due, praticamente maglia su maglia. E facciamo le 14 maglie alte divise da una catenella. Una maglia alta e una catenella e ne dovete contare 14 praticamente, come le 14 che abbiamo sotto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1,14. E ora facciamo subito le 7 maglie alte. 1, 2, 5,
6 e una 7. Allora, 3, 6 e una 7. Ok. A questo punto prendiamo direttamente da quest'altra parte del petalo, contate 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E qui facciamo la prima maglia alta. E facciamo 7 maglie alte, una vicino all'altra. 2, 7, una catenella e partiamo per le 14 maglie alte. 1 divise sempre da una catenella, 2, 3, 4, 6. Tredici e uno 14. Vedete? E facciamo subito le 7 maglie alte, una vicino all'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una 7. E andiamo direttamente da quest'altra parte. E contate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobbiamo prendere tra la sesta e la settima e rifate la maglia alta. Praticamente fate 7 maglie alte, 14 maglie alte divise da una catenella, 7 maglie alte e prendete direttamente da quest'altra parte lasciando 7 maglie alte da quest'altra parte. Facciamo le ultime 7 maglie alte insieme del giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prendete direttamente sulla terza catenella dell'inizio, 1, 2 e 3, e fate una maglia bassissima. Allora, adesso fate 7 maglie bassissime per arrivare fino alla prima catenella. E 7. Allora, a questo punto facciamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4,
5 e una 6. Contate 1, 2, 3 sulla terza, facciamo un pippiolino. Passate direttamente sulla catenella e facciamo una maglia alta, 2 catenelle e facciamo una maglia bassa intorno alla maglia alta. In questa maniera. Prendete direttamente sulla prossima catenella, fate una maglia alta, 2 catenelle e prendete intorno alla maglia alta e fate una maglia bassa. Direttamente sulla catenella, 2 catenelle e intorno alla maglia alta facciamo una maglia bassa. Ancora, praticamente dobbiamo fare 14 pippiolini. 2 catenelle, prendete sempre intorno alla maglia alta e fate una maglia bassa. Vedete, rimane proprio carino. Una maglia alta, 2 catenelle, riprendete intorno e facciamo una maglia bassa. Ne facciamo 14, ultimi due, ultima, allora penultima maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa intorno alla maglia alta, questa è la tredicesima, e facciamo la quattordicesima, 2 catenelle e una maglia bassa. A questo punto andiamo direttamente sulla prima catenella e rifacciamo praticamente una maglia alta, 2 catenelle e la maglia bassa intorno alla maglia alta, maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa intorno alla maglia alta. Prendete sempre dove sta la catenella, che praticamente vi viene fuori 14 pippiolini. Maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa intorno alla maglia alta. Spero che di essere stata abbastanza chiara. Se avete qualche domanda da farmi, scrivete pure sotto, io vi rispondo. Qui c'è ancora una catenella, perciò poi adesso contiamo se sono 14. Così non dovete nemmeno contare, basta che vi ricordate di farle sopra le catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Passate direttamente da quest'altra parte sulla prima catenella. Scusate, ma eccola. E rifate la maglia alta. 2 catenelle. Intorno alla maglia alta, la maglia bassa. Allora, adesso ne fate fino ad arrivare da questa parte. Gli ultimi due attacchiamo l'altro pezzo. Vi faccio vedere, se volete tante volte attaccarlo,
Praticamente dobbiamo attaccare il quinto e il sesto pippiolino. Contando dal centro fate 1, 2, 3, 4 e 5. Il quinto e il sesto vanno attaccati. 1, 2, 3, 4, 5. Contate dall'altra parte, praticamente eccolo. Vedete? Adesso arriviamo da questa parte e poi attacchiamo. Allora, siamo arrivati agli ultimi due. Adesso vi faccio vedere come attaccare l'altro pezzo. Allora, fate sempre la maglia alta sulla catenella, la prima catenella, e facciamo la prima maglia alta e il primo pippiolino. 1 e 2. Praticamente ne dobbiamo fare adesso 8. Perciò 1. A questo punto facciamo una maglia alta, una catenella. Allora, prendete quest'altro e contate dal centro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sul nono praticamente dovete prendere l'uncinetto sempre, il filo sempre dietro l'uncinetto, prendete il filo. Fate una maglia bassissima, un'altra catenella e girate intorno alla maglia alta e facciamo una maglia bassa. Questo è il nono. Il decimo, ancora fate una maglia alta, una catenella, prendiamo da quest'altra parte. Dentro fate un'altra catenella e riprendete intorno alla maglia alta e continuate. Poi vi faccio vedere che da dentro, contando dalla parte interna, sarebbe, fate 1, 2, 3, 4, 5, sarebbe il quinto e il sesto, ma se contate da quest'altra parte è il nono e il decimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il nono e il decimo. Sarebbe il quinto e il sesto da dentro, a secondo come, però praticamente voi la prima volta per attaccare dovete contare da nono e il decimo, ho fatto io adesso. Adesso invece cominciando da quest'altra parte fate il quinto e il sesto. Allora, vediamo. Andiamo da quest'altra parte, prendete sempre sulla prima catenella, facciamo la maglia alta. A questo punto dobbiamo contare il quinto e il sesto. Allora, intanto facciamo i primi normali. 1, 2.
3 4 e facciamo il quinto e dobbiamo attaccarlo 1 2 3 4 e 5. Allora, una catenella solito, contiamo dall'interno questa volta 1 2 3 4 e 5. Prendiamo sul quinto. Allora. 1 2 3 4 e 5. Prendete sul quinto, tirate, fate una maglia bassissima, una catenella. Rifacciamo la maglia bassa intorno alla maglia alta. Questo è il quinto. Adesso facciamo il sesto, la stessa cosa. Una maglia alta, una catenella. Prendiamo da quest'altra parte, tirate il filo, rifacciamo una catenella e fate la maglia bassa intorno e seguitate. Ricordatevi di lasciarmi un like, iscrivervi al mio canale e se volete vedere le novità che faccio, toccate la campanellina. Vi faccio vedere che rimane molto carino anche attaccati. Poi uno è libero di farci quello che vuole. È carino anche senza essere attaccato, un piccolo centrino. E questo è l'ultimo. Prendete sulla catenella sotto, fate una maglia bassissima e fermate il filo. Guardate, vedete come rimane? Io penso che sia molto molto carino. Nel centro tavola ne fate 4, 5, 6, 7, vedete voi, a seconda la grandezza che volete farli. Ecco qua. Ciao, alla prossima!